Scandaglieremo il quartiere a coppie. Isabeau, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato. Ah, siamo finalmente là. Ah, Galad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. D'accordo. Farai squadra con Galad. Forse un giorno Mademoiselle mi permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Il mio fucile. Questo è territorio dei ribelli. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i Mezzosangue? Il loro cancelliere piace andare fuori nei pub. Io non cazzo volete. C'è qualcuno di cui ti fidi, mon general? Nulla è scontato, tutto è opinabile. Di tua madre. Un motto che mi ha tenuto in vita per secoli. Per secoli? Che cazzo è? È una battuta o è vero? Guarda la carta. State allerta, tutti quanti. Avremo un'accoglienza calorosa. Sono tutti vampiri. Si vanno di moda. Che buttano dentro anche qua. Una mossa di ladruncoli, spioni e ruffiani. Tempo era tutto molto diverso. Allora, eccoci qua finalmente. Vediamo di sparare qualche strunz. Whitechapel. Whitechapel, quindi c'è una campana, giustamente. Un tipo che chiede l'elemosina, non avrà nulla. Nulla è più come prima, Sebastian. Vero. L'ordine men che meno. Ah. Gondofina, spingi! Uno, due, spingi! Ci troviamo. Neanche guardato male. E stai in guardia. D'accordo. Ah, è vero che ci eravamo divisi, mi sono già dimenticato. Io sono con il Franche. Cos'è qua? Le ceneri sono ancora. Una pipa. Bene. E se le ceneri sono calde. Ciao. Una mela. Gradisce una mela. Oh, la tauromachia. Devo ispezionare la mela. Perché devo ispezionare? Dopo un'accurata ispezione ho scoperto che è una mela. Ah no, è ragazzi. Ah! Ah ragazzi, qua c'è grandi strategie d'azione, eh? Avanti, fagli sputare le budella. Ne vuoi ancora? Sta sanguinando come. Secondo voi devo fare qualcosa? Lo vedo male. Non si rialza. E resta giù, stronzo. Proprio paretto al controllo questo gioco. Vabbè, lasciamo quello morire e noi proseguiamo. Che strano posto. Buongiorno signore, mi fa passare. Oh! Proprio stessi screen. Cosa starà mai succedendo? Un'impiccagione. Dicono che viviamo in un'epoca feconda. Vi raccontano che l'Inghilterra continua a prosperare. Ma questo progresso cosa ha portato?
bassi fondi degradati, sprofondati irrimediabilmente nella più oscura miseria. Massacranti turni in fabbrica per una lurida paga miserevole e padroni che vi impongono di essere i loro grati per pochi spiccioli a settimana. Benvenuti nel mio mondo. Ridotti a scheletri nell'inferno delle miniere di carbone, mentre i capitani d'industria banchettano sui vassoi d'argento. Ci hanno visto. È questa l'Inghilterra che vogliamo? No! E che cosa dobbiamo fare? No! Fare il culo! Esatto. Fratelli e sorelle, combattere. Unitevi alla nostra causa. Rispondimi. Procediamo lungo il vito. Abbatto l'impero! Abbatto la regina! È morta! Per colpa tua! Come cazzo ti permetti? Pezzo di merda! Vabbè! Chiedi scusa alla signora! Chiedi scusa alla signora! Spezzo tutto, ti spezzo! Il signorino non voleva sporcarsi le mani. Va tutto bene. Non devi aver paura. Come potevo sapere che fosse lo squartatore? Mi sembrava solo uno sbirro. Ne ha uccisa un'altra ieri notte. Io non lo sapevo. Non insistere, monsieur. Io non lo sapevo. Stai tranquilla. Ora sei al sicuro. Sì, oddio. Fino a quando non arriva un licantropo a sgozzarti. Ti ringrazio che non posso tirare fuori il fucile, sennò ti sparavo nei maroni. Dovremmo usare questa porta. E usiamola. Ma sulle spalle c'è un coltello a sto giro. Tieni premuto le due per operare sul cilindro. Fino a quando la vibrazione si riduce. Quando si riduce. Non ho ancora capito che cazzo devo fare, eh? Ok. Ma non è che si riduce, in realtà devo cliccare quando il controller vibra di più. Cazzo, ma non scritto si riduce. Se lo dico non l'ho letto. Vabbè. Abbiamo capito comunque. Quando il controller comincia a vibrare di più, fa scattare i cilindri. Ah, Tesla! Vecchio birbante. E voilà. Dove siamo finiti? Ehi! Un pub? Non sono messe armi in questo edificio. Se volete restare, lasciate le pistole. Bien sûr, monsieur. In effetti stavamo giusto cercando il guardaroba. Date qui. E buon divertimento. Quello che... Scusami. Calma, monsieur. Il coltellaccio che ho sulle spalle, no? La posizione dell'area mi sembra imperativa. Non è assolutamente un'arma questa, tranquilli. Del mignottame. Zelda. Come sei finita male, Zelda. Un tempo ti facevi salvare. Buongiorno, signorina. Sono tutti morti di fame, cos'è? C'è una vasca da bagno e un tavolo da gioco. Che locale di Londra. Insolito. Si stanno organizzando. Lafayette, dove sei andato? Si sta già sbombecchiando qualche donna. Un'altra volta. Posso insegnarti cosa... Guardando la bocca e 50 l'amore. Non ne dubito. Ma non ho nessuna voglia di leggere tutto. Davi! Sì, tu... Ma non lo so, non ho capito. Lafayette. Marchese, non c'è tempo da perdere. Serve una via di fuga, e subito. Oh, oh. Ho quello che serve, monsieur. Se una di voi signorine potesse frugarmi in tasca,
Da qua, amore. Può bastare, monsieur? Basta e avanza, direi. Prego, allora. Rocco Lafayette. Hoplala, hoplala. Sei pronto, amore? È una cosa che non ti scorderà. Di qua sì, va bene, mi fa... Ah, ok. Qui dentro. Una me, una te o due per uno? No. Ehi! Ehi! Che state facendo? Avete sbagliato stanza! Dove è andato il mangiarame? È lì dentro, con il suo amico! Ehi! Il mangiarame. Siete di lì! Oh! Salve! Non si potevano portare spade. Pistole. Armi. Ehi tu col bigolo di fuori. Tu revolver. Convenientemente con le gambe chiuse l'abbiamo fatto svenire. Allora, monsieur, che facciamo ora? Ma vedi tu. Luce. Odio, odio! Salobri raggi solari! Le piantine aromatiche. Direi... che... andiamo... ah, bravo. Io mi volevo lanciare dal balcone. Vecchie abitudini, non ci fa caso. E... oppa! Oppa! Abbiamo ospiti! Prendete le armi, forza! Lafayette. Oh, cazzo. Beh, quindi c'è solo un revolverino sminchiato a questo punto della storia. Abbiamo scattato un pestaio. Ci stai seguendo! Mangiarane, andiamo! Ammaccabanare! Occhi aperti, ammaccabanare! Devo trovare un modo per passare. Conta su di me, Lucia. Abbiamo trovato un altro nastro. Me ne leggo per i fatti miei, non vi preoccupate. La 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 la. E gira! E gira! Bene, adesso. Qual è il piano? Ah, era in mezzo alle balle. Bene. Possiamo proseguire. Occhi aperti e guarda chi arriva. Beh, ma se sono cavalieri, chiamiamo i rinforzi. Certo, se vediamo uno di quegli infami ficcare il naso qui, avvertiamo i ragazzi. Dai. Anche se sono sbirri. Se uno se ne va, l'altro lo... Se sono pochi, li ammazziamo e via. E se sono tanti? Che ne so, li ammazziamo comunque. Chiudi la bocca, occhi. Date l'inferno! Belle a terra! Dannazione! Merda! La 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 la. Cappello! Libero. Beh, io volevo... cercavo un approccio un po' più stealth, ma... Sì. Hai ragione. Oh, un fucile. Un'altra strada per l'ospedale. Ho trovato un'uscita. Direi che è meglio questa, no? Una mitraglietta.
Ok, siamo di nuovo armati. Dobbiamo scendere giù? Dobbiamo scendere giù. No, non dobbiamo scendere giù. Forza, bell'uomo! Ci sarà un tasto per farti lasciarsi cadere. Eccolo qua. Ma... bastardo, potevi aprirlo. L'ordine te ne sarebbe stato grato. Forza, Maccabanane, andiamo. Volevo baguette. Ho la sensazione che non siamo i benvenuti. Tieni gli occhi aperti. Non vogliamo causare altra confusione.